Cari amici di Milano 1, come vedete siamo in studio con il nostro grande amico Francesco Cosimato, generale di brigata in congedo e presidente di Sinergie. Ciao Francesco, come stai? Tutto bene, ciao Paolo, salve a tutti. Bene, bene. Allora, intanto vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo tramite WhatsApp 342-397-2391, quindi se volete mandare dei commenti o qualcosa da scrivere a Francesco, benvenga, la prossima volta poi tratteremo le vostre considerazioni. Francesco, situazione di guerra su più fronti, perché l'Ucraina c'è ancora, anche se se ne parla sempre meno. E poi c'è la questione di Gaza, no? Attualmente su quella striscia lì c'è un disastro. Io ho visto il telegiornale oggi. Sì, è assolutamente un disastro, perché noi prima dell'operazione del 7 ottobre avevamo un'area molto circoscritta di 375 chilometri quadrati, nella quale vivevano 2,5 milioni di persone. Quindi parliamo di un'area più densamente popolata di Roma, di Milano, di tante città. E adesso una parte è stata occupata, la parte nord, occupata parzialmente, si svolgono i combattimenti, soprattutto intorno a Gaza City. Nel briefing media di ieri mattina le forze israeliane hanno dato conto di combattimenti nel campo di Al-Shati verso il mare a Gaza City. Quindi stiamo parlando di una situazione in cui si è ancora ridotto lo spazio, nel senso che i civili sono stati spinti verso la parte sud, quindi in questo momento la parte sud è ancora più densamente popolata di prima. Poi, come abbiamo già spiegato, lo spazio è talmente poco che qualsiasi cosa si spari là dentro, oltre a prendere l'obiettivo individuato, ha sempre qualche effetto collaterale, prende sempre qualche civile. Certo. Senti, mi è capitato anche di sentire, io non sono un esperto come sei te, di sentire che si tratta di una guerra asimmetrica e ibrida. Ma cosa vuol dire questa cosa? Allora, asimmetrica vuol dire che da una parte abbiamo delle forze armate regolari, le forze israeliane, e dall'altra abbiamo delle persone che formano delle milizie che agiscono in maniera non convenzionale, fanno una sorta di guerriglia. Innanzitutto le forze armate israeliane hanno il dominio dei cieli, mentre Hamas, che è un'organizzazione politico-militare di natura terroristica, può lanciare, lancia giornalmente, dei razzi contro le città israeliane. Quindi la simmetricità è data dal fatto che da una parte abbiamo uno strumento militare di tipo occidentale completo e dall'altra invece abbiamo dei miliziani che non si possono definire neanche combattenti da un punto di vista del diritto delle operazioni militari. Poi la caratteristica dell'ibridicità, la guerra ibrida, è dovuta al fatto che questa guerra, come anche quella in Ucraina, che però è simmetrica, nel Medio Oriente si sfrutta qualsiasi piano per estendere la lotta, quindi il piano politico, il piano economico, il piano mediatico, il piano sanitario, qualsiasi cosa. In pratica è come se ad ogni guerra questa diventasse sempre peggiore, sempre più perfezionata, sempre più articolata, in maniera da diventare
assolutamente una lotta senza quartiere. Non stiamo più nel Medioevo in cui dei signori con i secondi, i palafrenieri si affrontavano a cavallo in una piana. Stiamo in una situazione completamente diversa in cui c'è sempre un maggiore coinvolgimento di civili. Oltretutto, nella cultura dei musulmani, i miliziani, i guerrieri, chiamiamoli così, hanno sempre la famiglia al seguito. È una cosa che per noi non esiste, ma che per loro è così. Loro combattono e dietro di loro c'è anche la famiglia. Le forze armate italiane questa cosa se la ricordano, perché abbiamo visto a Mogadiscio il 2 luglio del 93 i miliziani somali combattere contro di noi facendosi scudo con donne e bambini. È noto che Hamas cerca di impedire alla popolazione di lasciare la striscia di Gaza. Per la verità, nessuno Stato, Israele, l'Egitto, il Libano, la Giordania, ha cercato di organizzare dei campi profughi. Quindi evidentemente, da una parte e dall'altra, stiamo in una grande violazione del principio di distinzione tra militari e civili. Senti, e invece hai parlato di come attacca Hamas, ma come si difende? Adesso Hamas è ovviamente soccombente, perché non avendo uno strumento militare simmetrico può fare delle imboscate, può fare delle azioni episodiche. Noi sappiamo che è stata attaccata la parte nord della striscia di Gaza perché è quella più ricca di cunicoli. Hamas ha questa particolarità che siccome non ha spazio di manovra utilizza i cunicoli. Ci sono dei filmati che hanno anche un sapore abbastanza propagandistico, che fanno vedere il miliziano che esce da una galleria e che spara un missile controcarro contro i velivoli corazzati o i carri armati israeliani. Oltretutto poi c'è anche bisogna tenere presente il fatto che attorno a Gaza è in corso un combattimento che è tipico del combattimento negli abitati. L'abitato è come una montagna, è un ostacolo. Uno entra in una città e da qualsiasi angolo, da qualsiasi strada gli può venire una minaccia, qualcuno che gli spara. Quindi per l'attaccante entrare in un abitato è sempre una cosa molto difficile, e in quel caso la difesa è in qualche modo facilitata. Quindi i pilastri sono due del modo in cui Hamas si difende: la disponibilità di cunicoli, di gallerie, e le possibilità di protezione offerte dagli abitati, che più sono distrutti e più si prestano alla difesa. C'è un esempio storico famoso che è quello dell'abbazia di Monte Cassino. Durante la Seconda Guerra Mondiale l'abbazia fu colpita dai bombardieri americani, divenne un cumulo di rovine. A quel punto i tedeschi, che non l'avevano occupata prima, l'hanno occupata dopo, e quello è diventato un caposaldo, oltretutto relativo al fatto che avevamo delle rovine sopra una montagna. Senti, e invece per quanto riguarda la manovra israeliana, perché comunque la forza israeliana è, cos'è, 10 volte di più rispetto a quella della Palestina? È una forza soverchiante, un totale potere aereo, un totale potere navale, e
per quanto mi risulta, leggendo il briefing media dello Stato Maggiore delle Forze Israeliane, io credo di aver capito che c'è una divisione che si sta occupando di questa operazione, quindi parliamo di una grande unità importante, articolata in vari modi, in realtà non è l'unica, ce n'è una in seconda schiera, ci sono vari tipi di forze, anche navali che sfruttano la fascia costiera per intervenire, quindi abbiamo un potere israeliano che è assolutamente soverchiante, appena vedono qualcosa sparano. Quando noi vediamo le immagini in televisione della ripresa di un attacco, soprattutto quelli tipici con munizionamento cosiddetto intelligente, quando si vede un incrocicchio puntato su un edificio, su qualcosa, quello è perché c'è qualcuno che illumina il bersaglio e qualcuno che lancia il missile, la bomba o quello che si vuole indirizzare verso l'obiettivo. Quindi da un punto di vista israeliano stiamo parlando di un tiro al piccione. Ora mi spiace usare questa locuzione, però praticamente Hamas si difende solo nascondendosi nei cunicoli. Certo, vabbè, i numeri li stiamo vedendo tutti perché il telegiornale ci vengono riportati, quindi quello che dispiace tanto sono anche il numero di bambini coinvolti in questa cosa. Cioè... Sì, ma il discorso, come io ho sempre detto, non ci sono innocenti e colpevoli, tutte e due le parti sono colpevoli. Lo dico con il massimo rispetto delle vittime civili. Da una parte noi abbiamo una comunità internazionale nelle sue varie articolazioni che non ha voluto adoperarsi per creare dei campi profughi da qualche parte e quindi non è possibile uscire da Gaza se non chi ha il doppio passaporto, eccetera, eccetera. Oggi c'è una specie di pausa operativa nel valico di Rafah, che è quello in basso, che dà verso l'Egitto. Ma ci vuole spazio per distinguere i civili da coloro che usano le armi anche se non sono militari. E quindi non l'ha creato Israele, non l'ha creato l'Egitto, non l'ha creato nessuno. E questo provoca un massacro di civili. Dall'una parte e dall'altra vi sono responsabilità per questo. I miliziani di Hamas non hanno interesse a mandar via la popolazione perché gli fa da scudo. Gli israeliani non possono sparare, cioè omettere di sparare, e quindi sanno perfettamente che colpiscono anche vittime civili. Certo. Senti, questo è un conflitto che si può allargare, cioè ci sono delle minacce un po' iraniane, ma si potrebbe anche andare oltre, perché andare oltre vorrebbe dire fare del male. Io ritengo che sia una questione complessa. Se un nuovo Stato vuole entrare nel conflitto, deve avere una forza militare adeguata. Pianificare l'ingresso in un conflitto è una cosa che presuppone in questo scenario la disponibilità del dominio del cielo, la disponibilità di forze pesanti, una capacità logistica di alimentazione di questo dispositivo. Quindi, al di là delle minacce che soprattutto l'Iran ha rivolto ad Israele, non mi pare che vi siano grosse capacità militari convenzionali da parte degli stati che hanno dichiarato
di voler difendere il popolo di Hamas o il popolo della Cisgiordania, che non è oggetto di operazione militare. Quindi io ritengo per questo fatto che non vi sia un rischio attuale a breve di escalation, di allargamento del conflitto, a meno che non intervengano dei fatti nuovi relativi, che ne so, alla formazione di una coalizione. Ma anche in quel caso, mentre nell'ambito per esempio della NATO c'è un'abitudine ormai consolidata da decenni di lavoro assieme, di standardizzazione, di interoperabilità, se oggi degli stati arabi si mettono insieme per fare la guerra ad Israele come l'hanno fatta in passato, comunque questo non vuol dire che riescano ad amalgamarsi in maniera tale da prevalere. Per cui io personalmente ritengo che questo rischio non sia elevato. Mm-hmm. Senti, ma l'avresti mai detto che nel 2023 ci sarebbero state due guerre dietro casa, perché una in Ucraina che è ancora attiva e comunque la questione di Israele che non si è mai risolta, perché nessuno si è mai prodigato per trovare una soluzione, no? Allora, è chiaro che adesso che le guerre sono scoppiate, noi andando indietro vediamo che cosa avremmo dovuto vedere prima e non abbiamo notato, non abbiamo visto. Quindi abbiamo parlato nel corso degli anni in Ucraina dei fatti di Maidan, del massacro di Odessa, delle lotte nel Donetsk e nel Lugansk, però l'uomo della strada, me incluso, non le aveva focalizzate queste cose. E per quanto riguarda il Medio Oriente è un'area di instabilità da sempre, non dimentichiamoci che c'è stata una guerra nel 48, una guerra nel 67, una guerra nel 73. E poi ci sono state una serie di operazioni per le quali gli israeliani sono entrati nei campi profughi in Libano e noi mandammo nell'82 il nostro primo contingente all'estero. Poi ci sono state altre operazioni sia in Libano sia a Gaza, quindi è un'area che da sempre endemicamente è oggetto di guerra. Ci eravamo distratti. Se fossimo stati più attenti, i segnali c'erano, evidentemente non li abbiamo visti. Io ero andato in pensione, non mi curavo di queste cose e adesso che ho incominciato ad osservare sistematicamente questi conflitti, i segnali c'erano, non li abbiamo voluti vedere. Ci siamo occupati di altre cose, poi c'è stata anche l'esperienza del Covid che probabilmente ci ha distratto, ma che comunque non stava fermando i fermenti che poi hanno portato alla guerra in Ucraina. Non l'avrei detto perché non seguivo queste cose e evidentemente in questo momento cerco di essere prudente. Mi piacerebbe dire che finirà presto, perché finiranno, ahimè, cinicamente i soldati o le munizioni o tutti e due, però non ci sono avvisaglie concrete di una flemmatizzazione di questi due conflitti. Senti, venerdì 10 avete fatto una bella conferenza, tu insieme ad altri tuoi colleghi politici a Palazzo Lombardia, dal titolo "Siamo in grado di difenderci". Noi siamo in grado di difenderci? Noi abbiamo una legge, la legge di Paola, che
genericamente indica la difesa come una missione, ma in realtà le forze armate che abbiamo sono forze armate orientate alle operazioni di peacekeeping. Le operazioni di peacekeeping, di mantenimento della pace, sono operazioni che è difficile che si facciano ancora e che si facciano in futuro. C'è un'operazione in corso in Libano, per esempio, l'operazione UNIFIL, dove c'è una nostra brigata, che però ricalca il modello dell'interposizione tipico delle missioni dell'ONU, che dal Mozambico alla Somalia, alla Bosnia, a tanti altri teatri, non ha sortito effetti concreti. Quindi nel corso di quel convegno è emerso che abbiamo poche forze. Non siamo gli unici, peraltro, perché i tedeschi e i francesi, per esempio, hanno avviato dei programmi di riammodernamento della componente pesante delle forze armate. Quindi anche noi, a lume di naso, dovremmo fare la stessa cosa. Per questo, quando abbiamo parlato, ricorderai, dei summit della NATO, dei nuovi concetti strategici, avevamo spiegato che alle nazioni partecipanti vengono richiesti più fondi, più impegno, più persone. E questo però rimane scritto da qualche parte su un pezzo di carta, ma non si trasforma quasi in nulla. Per la verità c'è un'iniziativa del governo attuale volta ad acquistare una nuova linea di carri armati, però si tratta di un programma pluriennale importante, che non è che si possono comprare tutti in un botto, diciamo così, perché parliamo di spese molto elevate. Comunque sia, la NATO ci chiede di destinare almeno il 2% del PIL per la difesa. Almeno vuol dire che dobbiamo destinare di più. Certo. Ma già i partiti italiani sono divisi su questo, perché alcuni ritengono che non si possa superare il 2% e altri ritengono che non è proprio il caso, bisogna stare più sotto, cioè dove siamo adesso, noi stiamo intorno all'1%. Diciamo che dal punto di vista politico noi non ci vogliamo difendere. E non vogliamo commisurare le forze armate agli impegni che assumiamo, e questo è molto grave. Ovviamente questo convegno è stato un primo evento in cui abbiamo analizzato lo scenario internazionale e le forze disponibili, ne faremo altri per specificare in dettaglio che cosa serve. Perché se no tutti dicono di essere atlantisti, ma poi nessuno riempie di significato questo impegno. Certo. Una mia ultima curiosità, e poi ti saluto. Hai detto di attrezzature, materiale tecnico, ma gli uomini ne abbiamo abbastanza? Noi abbiamo un paese che invecchia. Quindi il modello di difesa è a 160.000. Se voi immaginate che in Ucraina stiamo parlando di un dispositivo russo superiore ai 300-400.000 effettivi, siamo su ordini di grandezza non comparabili. Poi stiamo parlando di 300-400.000 effettivi sul terreno. In 160.000 del modello italiano ci sono anche i logisti, gli amministrativi, i non operativi, quelli in legge 104 e così via, tutto quello che
è previsto, ma che riduce la disponibilità di persone. Io direi che per oggi possiamo chiudere così, ci hai dato abbastanza informazioni e news in merito a tutta la questione. Purtroppo non posso essere rassicurante. Va bene. Io ringrazio Francesco Cosimato, generale di brigata in congedo e presidente di Sinergie. Mi raccomando, se volete scrivere qualche commento o qualche domanda per Francesco, 342-397-2391. Grazie mille, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Arrivederci.